Abbiamo con noi Adriana Tisselli del Movimento Femminile per la Parità Genitoriale. E allora, anche lei qui davanti al CSM? Certamente, sono qua a sostenere gli Stati Generali, che riunisce intorno a sé tante associazioni, tanti movimenti, per protestare contro, diciamo, lo stato della giustizia in Italia. Ovviamente è un problema annoso che ci trasciniamo da tanti anni, ricordiamo, ma è quasi ridondante dirlo, che è stato fatto un referendum. Il referendum, come al solito, è stato ignorato, o perlomeno è stato girato in maniera tale che... Si parla del referendum sulla responsabilità, esatto, civile. Ci ricordiamo la legge Vassalli, che ci ha intortato bene bene, tanto per usare un eufemismo, e di conseguenza, neanche a farlo apposta, questa manifestazione, che è stata organizzata ovviamente con un largo anticipo, cade esattamente dopo il richiamo dell'Europa, che appunto diciamo così, mette luce su quello che è un andamento non corretto, ovvero in Italia i giudici si ritengono, tra virgolette, colpevoli solo per dolo o colpa grave. Peccato che nei tribunali tutti i giorni ci sono giudici che sbagliano a scrivere nomi, sbagliano a scrivere cognomi, fanno copia e incolla, ci sono ciclostilati assurdi, specie nel diritto di famiglia, dove nonostante la legge sul divorzio parli di coniuge debole, cioè non si faccia menzione di maschio o femmina, e tantomeno la legge 54 menzioni che i figli devono andare sempre alla madre, poiché appunto il figlio ha diritto a stare con papà e mamma, anche se papà e mamma non si vogliono più bene. Nonostante tutto questo, si continua a seguire una linea appiattita su un monopensiero, come lo definisco io, e evidentemente, cosa devo dire, la magistratura italiana ritiene forse che la società italiana non sia cambiata negli ultimi 50 anni. Noi assistiamo a un continuo aumento delle separazioni e dei divorzi, quindi sarebbe utile snellire queste procedure che sono troppo lunghe. E poi noi ci ricordiamo sempre dell'Europa quando noi dobbiamo, come dire, importare l'ICI, le tasse, però non ci ricordiamo che in Europa si divorzia in 6 mesi e senza costi, e invece in Italia questo non è. Cioè, noi ci ricordiamo solo delle cose, diciamo, fastidiose per i cittadini che vengono importate in Italia, ma in Europa ci sono tutta una serie di cose: sostegno alla famiglia, sostegno alle donne che lavorano, sostegno ai figli, alla natalità, tutte cose che in Italia c'è il welfare dei nonni, che è fantastica. Io ho sentito un'intervista, meno male che in Italia ci sono i nonni. Questo detto da una dirigente durante la trasmissione Report, una dirigente del, credo, del ministero. E beh, io vorrei rispondere a questa signora emerita, che prenderà un grosso stipendio per dire queste grosse corbellerie oltretutto, e dire: guardi signora, in Italia ci sono anche persone che hanno i nonni che magari non stanno bene, che magari hanno bisogno di assistenza, e quindi non possono essere di sostegno alle famiglie, bensì hanno loro bisogno di sostegno da parte delle famiglie. Ci sono persone che hanno i nonni molto lontani, magari a centinaia di chilometri di distanza, alcuni addirittura in paesi stranieri. Ci sono nonni defunti, purtroppo, perché non tutti hanno i nonni che campano 100 anni. Allora, di che cosa stiamo parlando? Allora, in questo paese si è creato una distorsione totale dovuta purtroppo alla malversazione della cosa pubblica che ci portiamo dietro e che oggi siamo ancora qui a discuterne, a pagare le conseguenze. Il welfare non esiste in Italia, cioè le nostre tasse non sono servite per costruire un welfare di tutela, di sostegno alla famiglia, al lavoro, eccetera. Sono spariti sti soldi, non si sa. E ovviamente cosa ha pensato di fare la magistratura del diritto di famiglia? Mettere a frutto il sistema del fabbrica del divorzio, della separazione, per creare un welfare indiretto. Cioè, tu donna non hai sostegno per i tuoi figli, non hai sostegno per lavorare, benissimo, ci penserà quel fesso del tuo ex marito, vita natural durante. Allora, siamo le solite. Il welfare sociale, che non esiste, ripeto, non esiste, eppure noi abbiamo pagato fior di soldi con le nostre tasse per creare un welfare che potremmo permettercene uno coi controfiocchi, come tutti gli altri paesi d'Europa, e sottolineo come tutto il resto d'Europa, visto che l'Europa, ripeto, non è un'entità astratta che serve solo per parlare di ICI o per parlare di altre tassazioni innovative che ci dobbiamo caricare. Ecco, noi forse non paghiamo l'ICI, ma noi paghiamo dei costi di un welfare che non abbiamo. Noi ci facciamo carico, i padri si fanno carico di un costo delle ex mogli, ex compagne, insomma queste donne che hanno avuto un figlio, che poi, complice una magistratura che non fa bene il proprio lavoro, perché insomma vai anche a vedere se una donna lavora, magari guadagna di più del marito, magari lavora nero, perché i controlli
sulle donne che lavorano nero, oppure che diciamo così hanno proprietà, i CUD non vengono richiesti, i 730 se non si presentano non fa niente. Se un uomo a fare lo stesso viene rincorso anche dall'FBI. Allora di che cosa stiamo parlando? Poi non contenti di questo andazzo che praticamente appunto riversa sui privati ancora una volta il costo pubblico della malversazione della res pubblica, cosa succede? Che oltretutto vanno a incidere anche su eventuali nuove famiglie, perché se da un lato ci sono magari ex mogli, io non voglio fare di tutto un'erba un fascio, ci sono sicuramente molte ex mogli che se la passano male, che non riescono a lavorare, che hanno mariti menefreghisti, ok, però ci sono anche tante che se ne approfittano, cioè che ci marciano. Allora, perché tu hai fatto un figlio, cioè non è che ti è venuto un tumore, una cancrena o sei in sedia a rotelle, cioè potrei andare a lavorare dopo un po', no? Il mondo è pieno di donne, madri che lavorano e si spaccano la schiena dalla mattina alla sera. Allora io dico, sono stata una babbea nella mia vita, perché io devo trovare un fesso a 20 anni, farci un figlio, chi me l'ha fatto fare a studiare a lavorare? Chi me l'ha fatto fare a impegnarmi a dire no, io mio figlio, un figlio lo farò quando io troverò la persona giusta? Cavoli, potevo prendere veramente il primo babbeo che mi trovavo, fare un figlio, avevo casa, alimenti, stavo come una signora, poi gli mettevo anche le corna, c'avevo ragione io, mi tiravo anche l'amante in casa e tanti saluti e arrivederci, quello il fesso mi doveva mantenere a vita. No, basta, basta questo andazzo, perché se l'Italia è in questa situazione è proprio perché si è continuato ad avallare da parte delle istituzioni, mi dispiace dirlo, questi falsi parassitismi, queste finte invalidità, che non è solo quello che si finge cieco, è anche l'ex moglie che potrebbe andare a lavorare e non lo fa. E anche... Mi scusi se la interrompo, quanto c'entra in questo la mentalità cattolica? C'entra abbastanza, purtroppo per assurdo neanche tanto, cioè nel senso, la Chiesa è una presenza incombente, ovviamente siamo l'unico paese che ha il Vaticano, uno stato estero dentro al proprio paese, e quindi questa cosa si sente, ma alle volte io percepisco che il problema sia quasi più sentito da magari quelli che nella Chiesa ci lavorano, e adesso non voglio parlare dei vertici, parlo di quelli delle persone che lavorano alla Caritas, che il problema ce l'hanno ben presente, perché i papà separati, che magari sono professionisti e sono lì a dormire in macchina o a mangiare alla Caritas, li vedono tutti i giorni, quindi si rendono conto del problema, ma c'è da parte della politica e della magistratura quasi una volontà di voler compiacere, anche se dall'altra parte magari questo desiderio quasi non c'è più, cioè questo, come dire, inginocchiarsi comunque e voler rendere un omaggio. Allora rendiamoci conto che in Italia le separazioni sono in crescita esponenziale, i divorzi coi tempi molto comodi della magistratura tra uno sciopero e un rinvio, anche quelli. Poi ci mettiamo anche appunto la politica dorme, perché non si è resa conto che la società è cambiata, qui ci sono famiglie di seconda generazione, famiglie di fatto che magari vengono fuori da divorzi, cioè due coniugi si separano, divorziano oppure non divorziano, e ci sono famiglie di fatto, magari la ex moglie si rifà una storia con un compagno, altri figli, l'ex marito poveraccio trova una disgraziata che gli mette un tetto sopra la testa, perché la verità è questa, perché le donne che si mettono insieme un separato di sicuro non lo fanno per interesse, lo sottolineo tre volte, perché questi non hanno un becco di un quattrino, sono degli sfigati mostruosi, e lo dico senza falsa retorica, cioè la cosa divertente è che queste signore, non paghe di avere tutti i loro privilegi, vengono anche a chiedere i 730, i guadagni delle nuove compagne, ma siamo all'assurdo, cioè i nostri figli, io sono una nuova compagna, ma comunque in generale di tutte noi, cioè noi lavoriamo, ci spacchiamo la schiena, abbiamo creduto che la dignità della donna fosse ben altra cosa, cioè le nostre mamme e nonne sono scese in piazza per qualcos'altro, il femminismo non è questo, perché allora tra la mantenuta dell'oggettina e la mantenuta che si è messa una volta nel dito, poca differenza ci passa, mi dispiace, e forse ho più simpatia per le signorine dell'oggettina a questo punto, ma insomma è possibile, oltretutto i figli sono tutti uguali, allora ci sono i figli da un che non si sa, non bastano mai i soldi, cosa gli devi comprare, le mutande di Gucci, non lo so, i soldi che non si sa che, vuoi sindacare come vengono spesi i soldi, ma vergognati, ma che donna sei, ma che schifo, no, per carità, poi vengono a sindacare tu che te li guadagni col sudore della tua fronte, che magari tuo figlio veramente fa la fame perché è arrivato dopo e siamo nel medioevo, no? Cioè il diritto a stare bene ce l'hanno solo i primogeniti, gli altri devono andare a fare i cavalieri di Ventura, non lo so.
E quindi di conseguenza cosa succede? Che tu vieni anche chiamata a rendere conto dei tuoi redditi. Oh, ma guardiamo i redditi di queste signore, prima di guardare i nostri, che noi con loro non abbiamo contratto matrimonio, non abbiamo fatto figli e non abbiamo vincoli di parentela. Ma cosa vogliono? Cioè, quindi oltre all'assurdo di avere uomini, cioè la fabbrica dei divorzi che sta trasferendo soldi dalle tasche private dei maschi a quelli delle femmine, proprio parlo così brutalmente, adesso abbiamo anche femmine che mantengono altre femmine, cioè qui addirittura siamo al controsenso totale. Io dico che le signore, ex mogli, ex compagne che hanno figli, devono andare a lavorare, perché a meno che non abbiano proprio delle malattie incurabili, tutte ci andiamo a lavorare, tutte ci diamo da fare nel nostro piccolo, tutte abbiamo figli e vogliamo proteggerli e dargli da mangiare, quindi è ora di finirla, è ora che la magistratura si dia una mossa e soprattutto la piantino i giudici di dire in udienza certe frasi veramente che io reputo, beh, uso la parola disdicevole perché non voglio, diciamo così, usare termini più brutali, ma insomma dicono, ma voi non dovevate fare altri figli se voi non ve lo potevate permettere. Ah, ma tu perché fai questi discorsi? Che siamo un paese a natalità zero, lo sai che non c'è welfare, non c'è sostegno alla famiglia, non c'è niente, tu ti permetti di dire a un padre separato, non ti dovevi permettere di fare un altro figlio, vai a fare tre lavori, non me ne frega dove trovi i soldi, devi mantenere la tua moglie e tuo figlio. Invece di dire alla signora, signora, alzi sederino, vada a lavorare anche lei, provveda anche lei alla famiglia, il figlio l'ha fatto anche lei, a 50% i soldi li devi tirare fuori anche lei, giusto? Come tutti noi, come tutte le famiglie unite, nelle famiglie unite avviene questo, cioè se uno dei due perde il lavoro o sta male, l'altro lo aiuta, le famiglie separate invece no, cioè in comune resta solo i soldi che vanno sempre da un senso solo. Io sono allibita, veramente, io non pensavo di trovarmi davanti a una situazione del genere, ma sono allibita e sono ancora più allibita quando sento operatori del diritto dire ma in casi di conflittualità noi non ci possiamo fare niente perché se le persone sono maleducate, allora la legge esiste per dirimere questioni che altrimenti non si arriverebbe in quella sede a dirimere, giusto? Di conseguenza la legge deve proprio impegnarsi a valutare caso per caso e a intervenire con polso ferreo e non con le carte che sono alla fine alla pari dello Scottex che uno le straccia e le butta in pattumiera, perché tanto delle carte che mettono i tribunali quando le mettono e coi tempi che vogliono, si fa carta straccia, perché io non ho mai visto una madre che non rispetta un provvedimento del giudice ricevere una sanzione seria, il che significa no 50 euro dopo 4 anni di causa, ma significa signora adesso lei suo figlio non lo vede per 6 mesi e la prossima volta non lo vede per un anno e la volta dopo il figlio lo affido in via esclusiva al padre, così la pianta di fare la spiritosa. Ma vogliamo cominciare a veramente prendere la legge sul serio, sennò siamo un paese da operetta e non usciremo mai da nessun problema. Grazie. Prego.